che nel momento che tu vuoi inserirti nel mondo del lavoro e tu hai la capacità e hai i requisiti per dimostrare che tu quel lavoro lo puoi fare, io penso che non ci sia niente in contrario per cui il governo, di qualunque paese sia, non ti permetta, non ti dia gli strumenti per far sì che questo lavoro venga portato a cavo, così poi possiamo parlare di un lavoro di qualità e un lavoro dignitoso. Però, almeno per me personalmente, guardare l'Europa è ovvio che tu aspetti un scenario diverso, dove ci sono più regole, più diritti, più cose. E non che non ci stanno, perché rispetto a noi che veniamo dal terzo mondo ce ne stanno parecchie. Però diciamo che tu prima arrivi con questo sogno, vado in Europa e provo a realizzarmi, provo comunque a avere più possibilità rispetto a quello che offre il mio paese. E devo dire che una volta che tu arrivi e ti inserisci, e inizi a comunque a essere inserito, a fare quello che è la quotidianità, ti rendi conto che spesso vuol dire mancano tanti strumenti che ti fanno un po' pensare. I care about your opinion, but I think it's something far, far away from me. Something like that. I can go in any way I want without visa, without any difficulties which were before that time when Estonia joined European Union. I have a lot more opportunities to study in Europa than my parents had because they lived in the Soviet Union, and to go and study into Europe, it was considered a miracle. Sì, di quello sì sono convinta, per quello sono rimasta in realtà. Loro erano, sì, 10 volte più opportunità di quelle che ho avuto io, anche perché sono ben inserite già a livello scolastico e anche perché penso che siano una risorsa per il paese. Se ben in inizio loro non avevano lo stesso contesto socio-economico quando siamo arrivati di quando avevamo nel mio paese. Siamo scesi lì molto, molto sotto quando siamo arrivati, nel senso che arrivando qua un solo stipendio, un paese nuovo e mancano moltissime cose. Però invece l'Italia, essendo inserita nell'Unione Europea a livello mondiale, offre moltissime opportunità ai suoi cittadini. As an asylum seeker, information is the most important thing. Getting informed of what you're supposed to do as an asylum, because asylum seekers naturally they don't have it in mind. It was not their desire to come and seek for asylum in a foreign country or in Europe and wherever in the world. But when they get into this situation of seeking asylum, they have to be informed. Information is very, very important. I don't want my son to, or my kids to go through what I went through in my life. So I think he will have much more opportunity than I do. That is for sure. Since he was born in Romania, back in Africa, I never had the opportunity of having when I was born, the government it never gave me any money. But today, my son is given 10 euro per month, so it's something.